Qui siamo nell'ultimo spazio di cui stiamo completando l'allestimento, come si sente in sottofondo. È un container che ci permette, dove possiamo alloccare in sicurezza pazienti o servizi necessari per il funzionamento delle altre aree del pronto soccorso, in particolare l'area rossa che è dietro di me, dove io sto per entrare, che è l'area destinata ai pazienti Covid, e le altre aree invece bianche dedicate ai pazienti cosiddetti non Covid. In base ai dati raccolti, il paziente viene indirizzato a un percorso pulito in pronto soccorso ordinario o pediatrico ginecologico, oppure viene indirizzato all'area Covid, cioè per la gestione dei pazienti con sospetto Covid. Abbiamo cominciato ad avere qualche timido segnale di minima riduzione degli arrivi. Il problema è che se anche si riducono il numero dei pazienti contagiati nella popolazione generale, prima che questo provochi una significativa riduzione del numero dei ricoverati, devono passare circa 2 settimane. Purtroppo sono malattie che hanno un andamento lungo, 15 giorni la degenza media che viene fra i 10 e i 15 giorni, calcolata per un paziente non complicato. Se poi pensiamo ai pazienti complicati che abbisognano o di terapia semi-intensiva o di terapia intensiva, allora questi tempi si allungano ulteriormente. Per l'intensiva parliamo anche di 4-6 settimane di ricovero.